va a mettersi sulla fascia sinistra e siamo alla perla di Enrico Buonocore che al 26esimo batte così Marcon con questo splendido calcio di punizione che vale la pena naturalmente di rivedere. Calcio di punizione che sembra la replica del gol realizzato sempre da analoga posizione dallo stesso Buonocore nella semifinale dei playoff contro l'Ascoli. Dunque la legge dell'ex per il maradonino di Ischia che festeggia e dedica come suo costume la marcatura ai due uomini di mercato della formazione giallorossa, Nicola Salerno e Ciccio La Rosa, che come sempre assistono dai bordi del campo, dall'ingresso degli spogliatoi alla partita.